Pesaro svolta, aperta, vivibile, concreta. Una svolta intesa come un esortativo verso i cittadini pesaresi a partecipare ad un modo diverso di fare politica. Al punto di ristoro utopia del Parco Miralfiore si presenta con questo slogan Marco Lanzi, 38 anni al servizio della polizia pesarese e ora candidato a sindaco della città per la coalizione di centrodestra. Sono emozionato per questo momento, io non sono un politico, ho fatto tutt'altro nella vita. Però stamattina quando mi sono alzato, ho pensato come iniziare il discorso di oggi, cosa dire? Marco, tu devi partire da quello che hai sempre fatto, dalle domande giuste, dalle domande che fai ai ragazzi quando li incontri nelle scuole, quando chiedi di capire, chiedi ai ragazzi cosa fanno sulla rete. Chiedi ai ragazzi se si sentono a disagio, se vedono un futuro, e purtroppo tanti ragazzi mi dicono: no, noi un futuro non lo vediamo. Voglio partire dalle domande giuste che io rivolgo anche ai genitori quando incontro i genitori. Ma voi, i vostri ragazzi, fate loro le domande giuste o gli chiedete soltanto come è andata a scuola? Chiedete invece ai vostri ragazzi se, quali emozioni in quel momento provano, cosa provano nel mondo virtuale. Le domande giuste, secondo me, sono la chiave di tutto, perché poi le domande giuste implicano le risposte giuste. Per capire anche i bisogni di un cittadino, tu devi fargli la domanda giusta. Ma poi ho pensato, ma questo è anche una cosa che poi ha anche ispirato tutta la mia attività professionale, 38 anni di polizia scientifica. Io, per riuscire anche a risolvere dei delitti, dei crimini, ho sempre dovuto fare le domande giuste, ma non solo alle persone, anche a me stesso. Al Miralfiore 200 persone hanno partecipato al coming out di Lanzi con tutti gli esponenti di centrodestra pesarese presenti e rafforzati dalla presenza del presidente della Regione Marche Acquaroli, dall'assessore Francesco Baldelli, dai parlamentari Carloni, Leonardi e Antonio Baldelli, oltre che dal consigliere regionale Baiocchi. Marco Lanzi non ha bisogno dei miei consigli e credo che lo ha dimostrato nel suo percorso di vita, per la sua attività professionale, per quello che è, diciamo, il suo curriculum. Quello che mi sento di dire a questa città è che è una città che deve essere maggiormente integrata con il resto della regione perché le Marche hanno bisogno di Pesaro e Pesaro ha bisogno delle Marche. Appoggiati da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, UDC e Civici Marche, Lanzi ringrazia il centrodestra, ma ricorda il suo voler essere il sindaco di tutti, ribadendo il suo essere un esponente del civismo, rappresentato anche dalla lista affiancata con la candidatura di Antonio Bartolomei, improntata alle politiche giovanili. Io sono supportato al centrodestra, però come voi sapete io ho deciso di schierare due liste civiche. Perché il mio è un impegno civico. Io ve lo giuro, ve lo assicuro, io voglio veramente cambiare il modo di fare politica in questa città e anche il modo di fare politica in genere. Noi non abbiamo ancora, non ci siamo suddivisi alcuna poltrona, noi la parola poltrona non l'abbiamo neanche nominata. Il mio patto con chi ha comunque riposto in me questa enorme fiducia è stato chiaro. Guardate. Io innanzitutto voglio partire dall'ascolto, come vi ho detto adesso, dei bisogni dei cittadini. Poi però una cosa è fondamentale, una risposta a questi bisogni noi non la possiamo mettere, ridare spartendoci le poltrone così a priori, la possiamo dare soltanto mettendo le persone giusto al posto giusto, persone competenti e che abbiano la conoscenza adeguata per risolvere i problemi. Per la regione, Pesaro rimane l'ultima roccaforte inespugnabile per il centrodestra. Per Acquaroli, l'esito delle amministrative a Pesaro non orienta o influisce sulle regionali del 2025. Noi pensiamo che le elezioni amministrative di Pesaro sono le elezioni amministrative di Pesaro e non devono, almeno da parte nostra, essere strumentalizzate con altri obiettivi, con secondi fini. Vota la città di Pesaro e cercherà di scegliere il candidato che più rappresenta i programmi che i cittadini ritengono giusti e adeguati per questa città.